Bar Condicio Television speciale elettorale con il senatore D'Ambrosio Lettieri, che abbiamo già avuto, poi lo diremo, piacere di conoscere per una legge, per una proposta di legge presentata al Senato, che speriamo che con la prossima legislatura possa ripartire, una cosa importantissima sul tax credit per la cultura. 5 domande standard, incominciamo subito con la prima: riforme, lo Stato deve cambiare. Quindi tutti parlano di riforme, ma quali riforme per lei e per il suo partito sono necessarie per gestire meglio la spesa pubblica, garantendo servizi e rendendo più efficiente il Paese? Riforma costituzionale. Abbiamo provato nella 14ª legislatura, abbiamo provato anche in questa, non ci siamo riusciti perché la sinistra ha ostacolato la riforma costituzionale che impone un ammodernamento dell'architettura dello Stato, un dimezzamento del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale, che rappresenta un momento di elaborazione politica vicino ai cittadini e vicino a livello legislativo territoriale, cioè la regione, e la necessità poi ovviamente di riformare regolamenti di Camera e Senato per rendere più snella l'attività legislativa, i cui iter sono affidati a tempi assolutamente incompatibili con la necessità di dare risposte concrete ed efficienti ai cittadini. Accanto a questo, inoltre, è necessario procedere ad una riforma di cui il Paese ha grande bisogno, ed è la legge elettorale, perché riteniamo che sia necessario riportare dentro la responsabilità del cittadino la scelta dei propri parlamentari, una sorta di diritto-dovere che non può non appartenere alla libera e autonoma scelta dei cittadini elettori. Questo serve anche a responsabilizzare il corpo elettorale per un verso e a legare in modo indissolubile il parlamentare al territorio, perché il modo migliore per colmare lo spazio che oggi c'è fra il palazzo e la piazza è quello di individuare una classe dirigente che ha i piedi a terra con umiltà, tenacia e lealtà accanto alla gente e che alla gente risponde del proprio operato nelle aule parlamentari. Senatore, aggiungo una cosa fondamentale, anche perché molte riforme hanno bisogno di 2/3 del Parlamento, quindi quello che la gente comune vede come il delinciucci, il dialogo tra un Berlusconi e un Bersani, che può essere sembrato per molti anche durante il periodo di Monti uno scandalo, molte riforme hanno bisogno di 2/3 del Parlamento. Chiunque va al potere deve essere capace anche di parlare, sia in maggioranza che sia in opposizione, con gli altri, perché 2/3 del Parlamento non sono facili da raggiungere. Riproponiamo, così come ha detto il Presidente Berlusconi, la totale massima disponibilità ad un livello di interlocuzione con il Partito Democratico e con le altre forze politiche che senza ambiguità vogliano sostenere una riforma costituzionale che trovi i voti, cioè i 2/3, dentro le aule del Parlamento, evitando di dover fare ricorso, così come accadde nel 2006, al referendum confermativo. Noi vogliamo fare delle riforme e questo è un fronte sul quale il livello di dialogo e di interlocuzione politica con le altre forze politiche, a partire dal PD, è massimo, ed in tal senso opereremo per recuperare la responsabilità di cui oggi il Paese fa pressante domanda. Cosa bisogna fare subito, quindi legge elettorale, poi cosa dovrebbero fare i partiti? Come potrebbero i partiti comunque essere interessati, visto che molte volte è sembrato che il taglio degli stipendi d'oro sia stato un problema, o anche i finanziamenti stessi dei partiti? Noi chiediamo e proponiamo l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Riteniamo che in un momento di grave emergenza economica del Paese non soltanto deve esserci trasparenza nell'ambito delle risorse economiche che utilizzano i partiti, che rappresentano un presidio di democrazia, nel momento in cui declinano con grande responsabilità il loro dovere nel rispetto dell'articolo 49 della Costituzione. Noi dobbiamo promuovere una politica che si faccia carico dei propri doveri secondo il principio che le convinzioni e i patrimoni valoriali valgono di più delle convenienze. Allora, su questo versante è necessario una riforma che non è soltanto una riforma costituzionale,
ma è una riforma culturale nel quale è chiamata non soltanto la politica ma l'intero corpo elettorale, che deve poter fare scelte meditate e responsabili valutando la proposta, la capacità di un partito politico e di chi lo rappresenta, e considerando che il primo principio di morale e di etica pubblica lo si individua nella capacità della politica di mantenere onore agli impegni assunti in una campagna elettorale. Volevo aggiungere, molte volte si pensa che la casta sia solamente la casta politica, tutte le altre caste che controllano e quindi possono anche tenere con le briglie i partiti per condizionandoli. Secondo lei quali riforme vanno fatte, quali caste in Italia vanno limitate perché alla fine possono appunto ricattare poi chi sarà di volta in volta la maggioranza? Quindi anche qui delle riforme delle caste servirebbe anche qui una partecipazione di tutti i partiti per non dare domani colpa che i notai o qualcuno possa venire a dire solo alla maggioranza hai fatto una riforma per bloccare solamente la mia casta. Quali caste secondo lei vanno bloccate anche per limitare gli scandali? Perché una delle domande era la politica forse deve incominciare ad uscire dalla nomina dei consigli di amministrazione della sanità e degli enti per avere anche meno responsabilità domani che ci sono degli scandali. Allora innanzitutto diciamo che chi legifera non deve gestire, quindi c'è necessità di separare in modo totale e completo la funzione legislativa, che non può che appartenere alla politica, e la funzione gestionale, sulla quale la politica deve poter esprimere valutazioni di carattere generale, individuando i criteri di selezione di una classe dirigente che svolge attività di attuazione delle disposizioni che in sede legislativa la politica ha assunto, ma non può assolutamente consentirsi che la politica si avvalga di uomini eletti sulla base di principi clientelari, faziosi e di appartenenza a parrocchie e parrocchiette per poter utilizzare le risorse pubbliche non per la funzione pubblica alla quale si è chiamati, ma per coagulare in modo assolutamente improprio un consenso politico che deve appartenere alla logica di valutazione dei fatti e non al condizionamento di una politica che orienta il consenso sulla base di posti di lavoro o di appalti da vincere. Va benissimo, arriviamo sicuramente all'ultima domanda, quella più importante, il lavoro. Tra il posto fisso di Stato nel privato, che diventa sempre più un miraggio e ormai la gente incomincia a capirlo, al dover quindi creare aziende o dare spazio alle aziende che creano lavoro, magari in un periodo in una coscienza dello Stato dove c'è scarsa cooperazione tra le aziende, c'è mancanza molte volte di concertazione tra gli stessi enti e appunto tra la politica. Non è facile, ma esiste una ricetta per il lavoro in Italia? Intanto iniziamo a fare le liberalizzazioni, quelle vere, perché io credo che il primo monopolista in questo paese sia lo Stato. Si parla di caste con riferimento alle professioni, si commette il più grosso inganno. Gli ordini professionali vanno riformati consegnando alla loro attività la funzione pubblicistica che deve essere di garanzia per i cittadini e non di ostacolo all'ingresso nel mondo del lavoro. E poi quello delle liberalizzazioni non deve essere un mantra da ripetere così in modo continuo per distrarre l'attenzione degli elettori. Questo paese ha bisogno di liberalizzazioni vere, quelle che rappresentano un mezzo e non un fine per ottenere reali, concreti benefici economici attraverso lo sviluppo di una concorrenza. In quali settori? Parliamo dei settori seri. Banche, assicurazioni, servizi pubblici locali, energia. Se si introducessero reali, concrete, vere liberalizzazioni laddove non si è operato in modo adeguato neanche dal governo degli illuminati tecnocrati bocconiani, noi lasceremmo nelle tasche dei cittadini italiani un po' di migliaia di euro, mentre si è pensato a fare finte liberalizzazioni che hanno probabilmente trasferito una scatoletta di medicinali dallo scaffale della farmacia al carrello del supermercato. È un inganno, così come quello dei taxi o dei giornalai. Credo che bisogna parlare
la lingua della verità con responsabilità, perché ora, se la politica vuole riaccreditarsi, deve parlare con serietà. Per quanto attiene le politiche del lavoro, la considerazione è immediatamente conseguente. Il lavoro nel nostro paese costa molto. Abbiamo un costo del lavoro che viene risucchiato dalle casse dello Stato, di cui non beneficia il lavoratore e i cui oneri sono a carico dell'imprenditore. Allora, nel nostro programma c'è un intervento serio che sarà uno dei primi provvedimenti da assumere dal governo di centrodestra a proposito della defiscalizzazione degli oneri del lavoro e dell'assoluta gratuità per gli imprenditori che assumono giovani entro i primi 5 anni, non si pagherà un euro di tassa. Questo è un sistema che riduce gli oneri per l'impresa e incentiva all'assunzione e naturalmente tende a ridurre quella preoccupantissima percentuale del 37% che è il numero, la cifra di giovani che nel nostro paese è senza lavoro e che nel mezzoggiorno d'Italia va ben oltre il 37%. Poi va fatta una politica che riappacifichi il cittadino contribuente imprenditore con lo Stato. Lo Stato non deve essere il persecutore del contribuente, lo Stato non deve essere il nemico del cittadino che allunga la mano possente tramite Equitalia alla gola dell'imprenditore e del contribuente fino a strozzarlo, ad inginocchiarlo, portandolo al fallimento, alla chiusura o al suicidio o peggio ancora a forme di usura. E così deve necessariamente essere risolto l'accesso al credito, perché un imprenditore ha difficoltà di accedere al credito e quando vi riesce le percentuali di tasso sono assolutamente incompatibili con le politiche di un mercato che deve essere sviluppato. Allora questi sono i punti sui quali noi ci impegniamo e naturalmente questo richiama anche la politica del PDL che in modo convintamente europeista in ambito europeo batte i pugni perché non possa più esserci una politica franco-tedesca che vessa e mortifica le economie più deboli e che tenga conto della necessità di una agenda che sotto il profilo del fiscal compact, delle politiche economiche, tenga insieme un'Europa che non può essere unita sulla carta, ma deve essere unita nella sua azione efficace per promuovere il peso, la specificità anche della nostra divisa.